Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo The Survivalist. È una preview e quindi è la prima volta che lo proviamo. Allora, prima cosa da fare, autogame, ok, settings e abbassare il volume perché era altissimo. Ok, grazie. Poi si può giocare con joypad. Andrò a giocare col mouse e tastiera per adesso, poi vediamo. Andiamo ai comandi, joypad, monkey, ok. Non lo so, vediamo un po'. Iniziamo. Sì, vuoi praticamente il tutorial? Sì, grazie. Dove sono? Aspetta, chi sono io? Ok. Iniziamo a configurare e a customizzare il nostro profilo. Ok, confermo. Ah, ok, dobbiamo tenere premuto. Allora, vediamo un attimo. Corpo. Ci sono due modalità, così. Vediamo che tipologia di capelli abbiamo. Baldo mi fa piacere. Oh, perfetti, i baffoni così sono perfetti. Questi ancora meglio. Occhiali da sole, super barba, barbone. Ok, facciamo i moustache. Ok. Selezioniamo il colore della magliettina. Allora, vediamo un attimo. Ah, ok, perfetto. Vediamo un po' che colore abbiamo. Ok, devo lasciare il mouse qui perché se lo porto un'altra parte non funziona più. Ah, va bene. Vediamo un po', vediamo un po'. Ma io andrei su questo rosso qui che fa molto... Non so chi sono io. Le chiavi per scappare. Non ne ho più parte di idea. I pantaloni. Andiamo a vedere un po' che pantaloni abbiamo. Vorrei un pantalone un po' più tipo giallino. Tipo così. Esatto. Poi milestone. Non ne ho nessuna perché lo sto iniziando adesso. Nome. Naturalmente. No, 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 aspetta. Nome. Naturalmente il nome è Yota. Ah, c'è il colore pure della pelle. Va bene. Quindi set color, randomize appearance, rinomina e close. Perfetto. Questa è la scimmia, robe strane. Va bene, siamo qui. Vabbè, ci siamo. Ok. Tab. Non c'è nulla. Pick up. Con lo space si raccolgono le cose. Ok, vediamo un po' cosa ci dice questo gioco. Red Glen. Non ne ho la più pallida idea. Tu puoi correre e droppare. Allora, corriamo col tasto destro del mouse e buttiamo gli oggetti con la Z, da quello che ho capito. Ok, possiamo correre. C'è una scimmietta bloccata qui. Come ci arrivo? Vorrei interagire con lei, però non... Poverina. Non so. Vediamo un po'. Allora, ci dice C. Seleziona una ricetta. Questo è il crafting. Ah, ci serve un'altra pietra. Perfetto. Raccogliamo un'altra pietra che dovrebbe essere qui, no? No, non è una pietra questa. Ci serve un'altra pietra. Eccola qua, eccola qua. È un'altra pietra? Non è un'altra pietra. Dove stanno le pietre? Non ci sono più pietre. Sono finite le pietre, signori. Qua, cos'è questa roba qua? Ah, vedi, si può raccogliere tutto direttamente. Shift, click, si raccoglie tutto. Va bene. Ah, eccole. Perfetto.
Basta. Chiudi, esc. Perfetto. Andiamo qui. Raccogliamo anche quella. Allora, C e facciamo questa. E adesso molto probabilmente possiamo andare a cioppare i legni. Sì, legna. Via, belli, grande pick up. Raccogliamo tutto. C'è una conchiglia, no? Cosa abbiamo qua? Questo è da mangiare. Io volevo vedere. Intanto buttiamo giù quest'albero. What the? Cos'è? Ah, è stanco. Dov'è la stamina? Ah, eccola lì. Ok, basta a destra. Questa qui. Non c'è un modo per raccoglierli tutti in automatico. Non credo. Va bene. Ma possiamo distruggere anche questo, no? La pietra? Sì. Ok, ci raccogliamo tutto. E a questo punto ci possiamo fare solo... possiamo fare... questo... qua. Il multitool. Perfetto. Poi c'è... ah, balla di fieno. Che ci può sempre servire. A questo punto... cerchiamo di liberare la scimmietta. Oh, un nuovo amico. E anche una mappa del tesoro. Allora, la Q per gestire la scimmia. Quindi premiamo Q, diamogli un ordine. Impara. Questo qui non so. Ah, lascia oggetto. E impariamo. Va bene. Lei sta imparando. Nel frattempo che lei impara, andrei... cos'è il tutorial? Dov'era la mappa? Eccola qua. No. Eccola qua. È bella grande la mappa, eh? Va bene. Lei impara a raccogliere... le banane? Boh. Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, noi distruggiamo un po' di cose perché secondo me questo qui lo possiamo raccogliere. No, ok, no. Le corde e questi. Va bene. Quello che ancora non ho capito è come faccio... ah, adesso ha mangiato, perfetto. Il discorso è come faccio a raccogliere le bacche. Perché io qui io do le bacche, ma non riesco a raccoglierle. Forse con questo. Ah, vabbè, le ha raccolte. E adesso andiamo all'esplorazione. Vediamo un attimo. E questo cos'è? Ah, adesso lo fa, vedi? Raccogliamo tutta questa roba. E direi di costruire questo. Perfetto. Così ci dovrebbe sbloccare gli altri due. Allora abbiamo un contenitore per l'acqua. Attenzione. Ok. Perfetto. C'è stato un attacco bruttissimo. Ci stanno arrivando sempre più qua. Ci fanno male, ci fanno male. R. Blueprint. Ok. Letto. Cosa ha bisogno di questo? Quindi dannazione. Ok, C ha bisogno di questo. Che ha bisogno di questo. Dobbiamo cominciare a craftare perché mi sa che la notte arrivano i mostri. Ma perché mi dice che manca un oggetto? Ah, perché lo butta. Ok, allora Z. No. Z e prendiamo questo. Ora Z. Prendiamo questo. Perfetto. Poi andiamo qui. C. Costruiamo. Ci servono le foglie. Ok, allora andiamo qui.
Cioè abbiamo l'inventario veramente piccolo. Prendiamo questo, ci costruiamo questo, perfetto. Adesso lui lo ha buttato, buttiamo questo, prendiamo questo e prendiamo questo qua. Selezioniamo il multitool, premiamo il tasto e lui costruisce il letto. Perfetto. Adesso possiamo salvare. Cosa vuol dire? Voglio salvare. Ah, questo. Ah, tutte foglie. Raccogli le foglie, per favore. No, non le raccogli. Allora buttiamo via questo e raccogliamo questo. Brutto lavorare con un inventario piccolo. Buttiamo questo, raccogliamo questo e glielo mettiamo qua. Space. Wow, ce l'abbiamo fatta. Salva. Ok. F to cancel. Però possiamo anche dormire. Oppure entrambi. Buongiorno. Raccogliamo il cibo che ci serve. Raccogliamo anche questo. E io direi di mangiare. Raccogliere. Perfetto. Allora dovremmo farci questa. Facciamo che costruiamo anche questa. Ah, abbiamo fatto la torcia. Ottimo. Allora, questo si mangia? Mangiamolo. Questo ce lo raccogliamo. E possiamo farci una torcia. Ci servono dei sassi. Ma non so, no. Ci serve... ci serve il charcoal. Quindi, stone chunk... Praticamente di questo abbiamo già fatto tutto. R. Ah, si è sbloccata tanta roba. Tanta roba. Però questo posto qui non è veramente dei migliori. M. Io direi di addentrarci verso di qua. Ma si è fatto di nuovo buio. Buongiorno. Andiamo di qua, andiamo scimmietta. Qui dobbiamo cercare di capire dove andare. Questo ci serve però, eh. C'è un'altra scimmia. Io direi di buttare... no, facciamo così. Non so, ma forse secondo me ci serviranno in seguito, eh. Perfetto, così ci prendiamo le bacche che le possiamo mangiare. Non riusciamo più a passare? Sì. C'è questa qui. Ok. Questa scimmia selvaggia ci chiede per un oggetto. Vuole la frutta praticamente. Quindi dobbiamo fare una ciotola e dentro la ciotola metterci qualcosa. Madonna, ma c'è uno scheletro qua. Roar banner. Ah, una pala. Ok, voglio questo. Ci sono i morti. Secondo me con la pala possiamo scavare. Sì, ci fa scavare. Raccogliamo la terra. Ma che figata. Ok. Search, non c'è niente. Ok, grande, abbiamo trovato un messaggio dentro la bottiglia. Anche questo è un messaggio nella bottiglia. Messaggio nella bottiglia, abbiamo trovato un tesoro. Prendiamo altra... E qui? Io mi equipaggio di arma, eh. Ok.
Direi che non è tanto un bel posto sicuro. C'è una tribù abbandonata, degli scheletri. E quando ci sono gli scheletri è sempre pericoloso. Ah, un guerriero. Mi ricorda qualcosa questa parte qui. Vediamo un attimo. Un diario. Ok. Un altro messaggio. Eccoli qua. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa possiamo. Intanto ci mangiamo questi. Perfetto. No, dammi questo, che fai? Ah, posso scambiare oggetti, ottimo. Conchiglia. Quindi la scimmia era là sopra e vado a prendere mo. A questo punto direi di posizionare rane, ma c'è di tutto in questo gioco. Questa è una buca. Fermi tutti. No, non fa niente. Dove siamo? Siamo qui e direi quasi quasi di segnare, di farci un campfire qua, di metterci a nostro agio da qualche parte. Anche perché è arrivata la notte e quando arriva la notte qui arrivano i pipistrelli. Qui c'è gomma gomma. Vuole la terra. E gliela diamo la terra. Prima R. Aia, ma ha fatto malissimo. Ok, save and sleep. F. Facciamo un campfire. R, questo. Ce la facciamo qua. Esatto. Adesso vuole del legno. Ce l'abbiamo qua. Perfetto. Lo mettiamo qua. E credo che adesso possiamo cucinare. Scegliamo una recipe. Infatti. Meat kebab. Oppure questo. Allora, andiamo di questo. Ne vuole due. Space, space. Ah, dobbiamo proprio ogni volta utilizzare il tool. Perfetto. Qui dovrebbe esserci la nostra scimmietta. Eccola qua. Yeah. Perfetto, ce le abbiamo. Abbiamo un'altra scimmietta. Adesso ci dovrebbero seguire tutte e due. Sì. E scappiamo da qui perché sta facendo notte. Onestamente ancora non ho ben capito a che servono le scimmie, però questo qui cosa serve? A decoderi e board banner. Però questo qui non era esatto. Mettiamolo qua per adesso. Mangiamo e andiamo a raccogliere un po' di terra. Via. Andiamo da gomma gomma. Perfetto. E ce la portiamo a casa. Non so cosa sia e non lo so. Però so solo che lui la raccoglie e basta. Forse abbiamo bisogno di una chiave? No. Attenzione. Soldi? No. Vabbè. Dunque.
Allora, vediamo un attimo. Questo qui lo porterei qui. Grande. E andrei subito a visitare la grotta. Qua, sapevo io che è un dungeon. Forse abbiamo bisogno di una torcia? C'è un sacco di pipistrelli. Ok, facciamoci pick up bone. Come si fa ad uscire una volta entrati? Ah, da qua, ho capito. Dunque, ci serve fare questo. Ci serve fare. Ah, ci serve il charcoal che non abbiamo. Niente, dobbiamo andarci al buio. Non so dove si trova assolutamente il carbone. Vabbè, proviamo a vedere se riusciamo a capirci qualcosa. Mi sa di no. So che non si vedrà tantissimo, anche io faccio fatica. Ok, questo qui cos'è? Ah, tipo il sentiero. Ne vuole tanta di. Possiamo farlo anche qua, sì. Due. Ok, è il pavimento. Perfetto. Una piccola chest che male non fa. La mettiamo qua. Vuole due di legno, ce l'abbiamo. Oh, una bottiglia. No! Ok, non si può uscire da quella schermata. Ok. Poi che altro vuole? Ah no, niente, basta, è finito? Ci abbiamo tutto? Sì. Così possiamo incominciare a depositare un po' di oggetti. Vai, ok. Open. Usiamo questo e questo. Proviamo la caccia. Proviamo la caccia, eh. Sneaky. Ah, control, ok. Eccoli là. Wow! C'è qualcosa qui. Chi sei? Tieni una chiave, questo che vuole? Ah, perfetto. Allora, tre rope, ci dà il cagnocchiale. Va benissimo. Accetto la sfida. Questo cos'è? Grazie, ma prima di tutto. Questo ci attacca? Via! Dov'è finito? Volevo uccidere l'alce. Niente, vabbè, scappata. Basta. Pazzisce con quest'arco sto personaggio, eh. Allora, aspetta. No.
Bingo! Lui voleva esattamente uno. Questi li possiamo qua. Voleva tre di questi, giusto? Ora si è incacchiata a bestia questo qua. Che... umano, 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 ma che è? Oh! Ok, vabbè, questo è facile. Questo che è? Un indigeno, uno zombie, un orco, un troll, un goblin. Ottimo. È morto. Ho devastato... ma... una macchina. Ma non era questo. Ma dov'è? Ma prima c'era un'altra cosa qua. Ok. Non c'era il tipo... ah, eccolo qua, la mongolfiera. Infatti... che è successo? Chi è? Oh. Perfetto. Qua ci sono le chiavi. Tanta roba. Possiamo vendere tutta questa roba. Treasure map. Ok. Carcoal. L'abbiamo trovato. Attenzione, abbiamo il carcoal. Quindi possiamo fare la torcia. Sì! Abbiamo la torcia. Andiamola subito a sperimentare in questa grotta. Sì, funziona. Ce ne scappiamo naturalmente. Bene signori, io spero che questa preview vi sia piaciuta, vi abbia fatto capire molto di più su questo gioco. Questo gameplay è un po' lunghetto, ma spero vi abbia fatto capire molto di più su questo gioco. Lo trovate su Steam, qui sotto in descrizione troverete il link. Potete supportare il canale lasciando un like e un commento, e se vi va iscrivetevi al canale. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye!